per la trasmissione della documentazione. Il beneficiario deve utilizzare esclusivamente il portale web della Fondazione Cariplo. In sostanza, a partire dalla presentazione della domanda di contributo, l'ente diviene titolare di un accesso riservato al proprio progetto, il progetto in formato elettronico. Quando viene assegnato il contributo, si attiva automaticamente una sezione dedicata alla rendicontazione. Da questo punto sono disponibili una serie di funzioni. Ad esempio, si possono caricare i documenti e prima di inviare la richiesta ufficiale, il beneficiario può sostituirli per esigenze di aggiornamento o altro. I modelli per la rendicontazione sono disponibili nel progetto in formato elettronico. Vorrei solo aggiungere che per i modelli che vanno sottoscritti con firma del legale rappresentante, il beneficiario non può limitarsi a compilarli, ma deve provvedere anche alla loro scansione elettronica. L'informazione circa l'avvenuta ricezione della richiesta da parte dell'ufficio competente avviene attraverso un messaggio automatico prodotto dalle procedure della fondazione. Per maggiore tranquillità, il beneficiario può inviare una mail, ma sconsiglio questa soluzione se non sono passati almeno 30 giorni dall'invio della richiesta.